Buonasera a tutti carissimi amici, bentornati sul canale del Briga. Allora, Wagni, voglio sapere una cosa. Ma tutti noi lo scemo traven pannanz. Tutti noi li dobbiamo andare a trovare davanti, dico io. Cioè, adesso si parlava, oggi si parlava di Fofana in maniera sempre più insistente, diciamo. Addirittura oggi la Gazzetta dello Sport, che secondo me lo fa apposta per innervosire anche l'altra parte, che tu fai una post, è tutto un gioco proprio studiato, perché oggi la Gazzetta dello Sport presentava in primo piano un Fofana con tanto di maglia rossonera e siamo a due, manca che il colpo fosse già fatto. Adesso, a sentire gli esperti di mercato, addirittura Sky Sport parla di una richiesta arrivata adesso a 35 milioni. Cioè, ma cioè, fino all'altra day questi volevano 20-25 milioni per Fofana. Mo se ne parla di 35. Si parla di 35 milioni. Tra l'altro un giocatore a scadenza di contratto, un anno dalla scadenza di contratto, cioè questo nel 2025 se ne va a parametro zero, che svollacchiano 35 milioni di euro. Allora, è vero che noi le nostre trattative diventano sempre delle telenovele proprio di Kid Infinite, proprio tipo Beautiful, alla, quando puntata fatta a Beautiful, proprio non si capisce, hanno perso il culo. Cioè, siamo qui a questo tipo di livello, le nostre trattative sono estenuanti, fascino proprio non la palla, sabotano fino a dopo. Però li andiamo veramente proprio noi tutti a cercare, ce li andiamo proprio a cercare. Cioè, questi mo vogliono 35 milioni, adesso sai che cosa ci vuole? Perché poi a volte diventa proprio bisogna diventare, poi ti incattiviscono. Allora il Milan in questo caso farebbe bene a mettersi d'accordo con Fofana, a decente, facciamo così, tu non rinnovare il contratto, non andare da nessuna parte, resta lì un altro anno, tanto quanti anni hai? 24, 25, sei ancora un bello giovane, state tranquillo, stati là bello tranquillo un altro anno e l'anno prossimo te ne vieni a parametro zero, ti do pure un milione di più, stiamo tranquilli tutti e due, io nel frattempo vado a prendere un altro che faccia più o meno lo stesso ruolo e finisce la storia. Perché io di queste cose sinceramente mi sono davvero stancato. Cioè, l'altra volta se ne parlava 20 milioni, 22 milioni, 5 milioni di più, 5 milioni di meno, si trova la soluzione. Oggi addirittura chi parlava di Blitz per Fofana, chi svolge 35 milioni? Guagni, ma c'è Blitz e Blitz? Guagni, ma avevo una stessa Guagni. Cioè, io veramente, ragazzi, non ho parole. Io non ho parole. Lo scemo traven tutto nero. È un qualcosa di incredibile, voglio. Li troviamo tutti noi. E così è Kia, Robacchian, de Cavlavacchian la numero, da do da de, e se nasce da Natava. E così volacchian, chi se volevano vendere, ma non vuole 35. Cioè, ma io, non lo so. Poi, ogni volta, questa è la settimana di Pavlovic, questa è la settimana di quel, questa è la settimana di quell'altro, questa è la settimana che non si accettano, questa è la settimana che non si accettano, Poi, una cosa che mi manda in bestia, a sentire Morata arriverà a Milanello il 10 agosto, magni. Il campionato inizia il 16-17, magni. Cioè, questo non avrà nemmeno una settimana di lavoro. Ma io non so, io non ce la faccio, ragazzi. Cioè, ti devi fare le ferie. Il mondiale, l'europeo, quando è che è finito? Il 15 è finito l'europeo. Cioè, questo viene il 10, cioè, non mai si fa, se va a fe. 25 giorni di vacanze da fe. E sì. Ma io no, così incredibile, voglio, ma io tutti noi riusciamo a trovare, magni. Ho detto, li andiamo trovando tutti noi davanti, voglio.
tutti noi davanti, lo siamo a chiare. Vabbè, non lo so, Vani, veramente una situazione questa veramente incredibile. Poi vediamo, è arrivato Cardinale, adesso si sblocca la situazione. È arrivato Cardinale, il summit Cardinale da do, blitz Cardinale con la società, con i dirigenti da do, da de. E c'è il fatto, la fotografia di un sponsor, de la cosa, la chiacchiera, ogni, la chiacchiera, ogni, che poi sono cose positive perché penso che portino soldi queste robe qua. Ma che se soldi però poi la mafia gire, li dobbiamo versare, li dobbiamo immettere sul mercato, cioè il motore di tutto quanto è la squadra. È la squadra, è il calcio, è il gioco del calcio, è il risultato sportivo, è l'obiettivo sportivo, è quello che deve far girare tutto il resto, non il contrario. E dobbiamo fare la selfie con Serena Williams, Christian, che poi è un altro castav, non so se ci sono questi, ci sono questi Christian, magna, ci sono questi Christian. E vabbè, questo è, ragazzi, perché sembrava oggi una giornata importante, sembrava che si dovesse sbloccare qualcosa da un momento all'altro. Donanz sblocca il snood proprio. Un po' per colpa nostra, un po' per colpa nostra, molto per colpa nostra. E un po' perché li troviamo tutti noi. Perché li troviamo tutti noi, ragazzi. Io spero veramente che la cosa vada in questo modo. Speriamo che il giocatore si metti di traverso o vada al club a dire: io voglio andare al Milan, mettetevi come vi dovete mettere, io devo andare al Milan, trovate una soluzione, se no non rinnovo, mi sto qui un anno in banchina, in tribuna, do cazzi e l'anno prossimo me ne vado a parametro Z. Dobbiamo arrivare a questo, ragazzi, dobbiamo arrivare a questo, perché altrimenti noi qui ogni volta troveremo queste situazioni. Poi non so per quale motivo le società poi si comportano con noi in questa maniera qua. Dobbiamo fare esattamente come ha fatto Taremi con l'Inter, perché Marotta fece esattamente questo. Chiamò, disse: tu dov'è che devi andare? Al Milan? Aspetta un anno, ti do di più, ti do le commissioni, ti do Chris, ti do Madonna, e te ne vieni a noi l'anno prossimo, bel, tranquillo. E Kuzarmanidè non se ne fece più niente, e il giocatore se ne è andato all'Inter quest'anno, ha aspettato giusto un altro anno e basta. Questo bisogna fare, perché bisogna diventare cattivi a un certo punto, bisogna incattivirsi. Se ci trattano in questa maniera qua, perché abbiamo sempre sentito parlare di una proposta, di un'offerta di una richiesta di 20-25 milioni di euro, si è sempre parlato di questo, al massimo di 25 milioni di euro. Allora il Milan adesso ha fatto, ha aspettato di qua di là, sembra che siano arrivati a 14 milioni più bonus, magari c'è ancora qualche altra cosa da limare. Da un giorno all'altro questi chiedono 35, cioè che tipo di ragionamento è? Dov'è che stiamo? Di che cosa stiamo parlando? E badate bene che ne parla Sky, ho sentito pure Pedulla, quindi evidentemente sono vere queste cifre qua, sono reali queste cifre qua. E ovviamente a queste cifre il Milan non lo prende, ma a questo punto facessero così e basta. Non lo prendiamo quest'anno e pazienza, andremo a prendere un altro incontrista per adesso, magari andremo su Amrabat, che sta tornando alla Fiorentina perché il Manchester United non l'ha riscattato, andiamo a parlare con la Fiorentina, facciamo un prestito con diritto, con obbligo, vedete voi, e l'anno prossimo poi ci andiamo a prendere a quello. Facciamo così, perché se dobbiamo essere presi per il culo ogni volta in questa maniera, a sto punto facciamo così e passa paghi. Guagni, iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete, va che bene, forza lotte vincerà, non ti lasceremo mai, ciao a tutti.